stata uccisa 7 anni fa e il suo cadavere è dato in pasto ai maiali. Parliamo di Maria Chindamo, l'imprenditrice di 42 anni, scomparsa appunto 7 anni fa in provincia di Vibo Valentia. Il presunto responsabile è stato arrestato oggi in un maxi blitz anti-ndrangheta che ha coinvolto altre 80 persone. Sentiamo Maria Teresa Santaguida. È stata data in pasto ai maiali e i resti dei maiali sono stati poi macinati con un trattore cingolato. Questo vi dà il senso, la misura della rabbia che chi ha ordinato l'omicidio aveva nei confronti di questa donna. Nell'estate dei femminicidi l'operazione antimafia Maestrale Cartago si incrocia con la lotta ai crimini contro le donne. Perché, dice il procuratore, Maria Chindamo è stata uccisa perché donna, perché libera, perché si era permessa di avere una nuova relazione dopo la morte del marito. Aveva scelto di sottrarsi alle logiche dell'andrangheta ed era un'imprenditrice. La gestione di questi terreni che lei li ha avuti in eredità, non gli è stata perdonata questa libertà. Sono anni che i carabinieri del ROS, reparto crimini violenti, indagano su quella morte atroce. Sono arrivati fino in Cina. La manomissione di un hard disk, l'accertamento della manomissione di questo hard disk è stato molto complesso. Abbiamo dovuto anche interloquire con tecnici cinesi perché l'impianto era di fabbricazione cinese, quindi non vi dico anche la difficoltà. Di nuovo in manette, Salvatore Ascone, dirimpettaio dei terreni, accusato di aver manomesso l'impianto di videosorveglianza, ma anche di aver distrutto il cadavere. Suo figlio, minorenne all'epoca dei fatti, 3 persone dunque accusate di concorso in omicidio, anche l'ex suocero della donna, deceduto. E i mandanti, la procura non ha dubbi, la mafia del Vibonese e i Mancuso che la guidano. Crudele, organizzata militarmente, taglieggia villaggi turistici e ristoranti, da Pizzo a Tropea, decide pure il prezzo del pane, mai sotto i 2,50 euro, e i guadagni ovviamente da spartirsi coi clan. 84 arresti si aggiungono ai 61 di maggio, ma questa volta le rivelazioni di ben 18 pentiti non anticipano ma confermano quello che le indagini avevano già scoperto.